Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento al Presidente del Consiglio, al Ministro Fitto, alle loro squadre che hanno lavorato in maniera intensa con Regione Lombardia per realizzare questo accordo che ritengo molto molto importante. Un saluto a tutte le autorità, sindaci, eh, parlamentari, assessori regionali, consiglieri regionali, presidenti eh, di ogni eh, ordine e grado, grazie per essere oggi qui presenti. Dicevo, è un, uh, è un accordo molto importante, ma innanzitutto perché ci consente di omogeneizzare tutti i vari uh, contributi che arrivano dall'Europa. Dalla, a livello nazionale, a livello regionale, per evitare che ci possano essere delle sovrapposizioni, ci possano essere delle confusioni applicative. Noi, con questo accordo, sappiamo che la Regione Lombardia ha 1 miliardo e 200 milioni di risorse, risorse che verranno destinate per 710 milioni a nuove Iniziative. 315 milioni cofinanzieranno iniziative già previste nel piano regionale 21-27 e 185 milioni per l'acquisto di nuovi treni. Sono risorse che consentiranno alla Regione Lombardia di affrontare tre grandi macro aree: lo sviluppo delle infrastrutture e del trasporto, le università e la rigenerazione urbana. Sono ambiti molto importanti che consentiranno eh, di far sì che la regione Lombardia diventi sia ancora più eh, coesa, ancora più connessa, ancora eh, più competitiva e ancora più attrattiva e continui a svolgere questo ruolo che svolge eh, con grande impegno di essere una delle locomotive di questo Paese per fare in modo che possa contribuire a rilanciare l'intero Paese. E che io voglio ringraziare eh, la Presidente Giorgia Meloni perché tra le altre cose è venuto in un giorno che è sono giorni particolarmente importanti per la nostra regione. Oggi eh, si celebra Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, santo al quale tutta la Lombardia e i milanesi in modo particolare sono molto legati. E poi perché è in corso la fiera dell'artigiano, dell l'artigiano in fiera, la più grande fiera mondiale di artigianato che vede... Presenti più di 2500 espositori e, e un milione di persone di, fra i visitatori. Quindi è anche un bel modo per rappresentare, per dare la possibilità ai nostri grandi artigiani di rappresentarsi, di presentarsi con le loro eccellenze, con la loro grande capacità. Grazie quindi e auguri di, per le prossime festività. Grazie. Grazie al Presidente Fontana e ora invito a raggiungere il podio il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgio Meloni. Dunque, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, sono particolarmente contenta di firmare questo accordo con la Regione Lombardia, questo accordo di coesione qui a Milano oggi nella festa di Sant'Ambrogio, ricorrenza particolarmente cara ai milanesi, sono particolarmente eh, contenta perché questo è il quinto accordo che noi firmiamo con una regione italiana sulla base del lavoro che abbiamo fin qui portato avanti, ma è insieme a quello de, con la regione Lazio, quello sul eh, piano finanziario più significativo. E davvero voglio ringraziare intanto il ministro Fitto che ha fatto un lavoro, sta facendo un lavoro estremamente prezioso. E poi ovviamente il Presidente Fontana, il Vicepresidente Alparone e tutti gli uffici che hanno lavorato a questo accordo. Dunque io mi permetto di fare un passo indietro per spiegare bene di che cosa stiamo, di che cosa stiamo parlando. Quello che noi firmiamo oggi si chiama accordo di coesione ed è in buona, in, in, in buona sostanza il risultato di un lavoro che questo governo ha fatto di riorganizzazione dei fondi di coesione. I fondi di coesione sono fondi strutturali europei, sono organizzati su cicli pluriannali, servono a combattere ovviamente le disparità eh, tra i territori, hanno un cofinanziamento a livello eh, nazionale e sono dei fondi molto importanti. Il punto è che spesso era accaduto in passato, anche se non con la Regione Lombardia, diciamoci la verità, che questi fondi molto spesso non venissero diciamo, utilizzati nella loro totalità. Cioè, il paradosso di questa nazione è che, mentre noi diciamo, sappiamo che ci mancano risorse un po' dappertutto, molto spesso le risorse ci sono, ma non vengono spese o non vengono spese nei tempi o non vengono spese adeguatamente. Quindi il lavoro che questo governo ha fatto dall'inizio del suo mandato, grazie, come dicevo, al contributo eh, e alla determinazione del ministro Fitto, è stato fare un punto con tutte le regioni sullo Stato di attuazione della precedente programmazione e sulle priorità della nuova programmazione di, queste, nuova programmazione di questi fondi europei. All'esito di questo lavoro che ci ha consentito di fare il quadro sulla realtà che c'era, noi abbiamo varato un decreto, che è il decreto sud, nel quale riorganizziamo... I fondi di coesione. Riorganizziamo questi fondi di coesione istituendo accordi di coesione con le singole regioni. La particolarità di questi accordi è che le priorità vengono proposte dalla regione ma devono essere condivise dal governo nazionale. Non perché noi si voglia chiaramente limitare l'autonomia delle regioni, ma per fare in modo che queste risorse possano complessivamente far parte di un'unica grande strategia e si riesca diciamo, a lavorare non come monadi ma come nazione nel suo complesso. Complesso, dopodiché diciamo, istituiamo anche dei meccanismi di responsabilizzazione che prevedono da una parte la possibilità di definanziare progetti quando le risorse non dov dovessero rischiare di non essere spese e anche di fare intervenire poteri sostitutivi per combattere e risolvere eventuali problemi di ritardi o lungaggini. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto a monte, che è un lavoro che si sposa con il lavoro fatto sul PNRR. All'inizio, e quando questo governo è nato, io ho deciso di accorpare la competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la competenza dei fondi di coesione. Perché? Perché parliamo di due misure che possono in molti casi sovrapporsi: cioè che sono fondi europei, sono fondi europei che vengono prevalentemente utilizzati per finanziare priorità strategiche e se questi mondi non si parlano, come tragicamente delle volte in Italia è stato, non si riesce a lavorare tutti su un'unica direzione. Parallelamente a questo lavoro sui fondi di coesione, come sapete, sempre grazie al ministro Fitto, al ministro Fitto abbiamo anche lavorato duramente, lungamente sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Qui voglio dire che eh, penso davvero che, rispetto a eh, come posso dire insomma, no, le, le, eh, le valutazioni che erano state fatte da molti circa i rischi di perdere le risorse del PNRR, i rischi che sarebbero potuti derivare da un eventuale folle intento di rinegoziare anche parti del PNRR, mi pare che i risultati raccontino una realtà completamente diversa, cioè la realtà di una politica che se presenta seriamente le sue priorità trova qualcuno che sia in grado di eh, ascoltare. E quindi la realtà oggi del PNRR è che noi abbiamo, eh, come sapete, ricevuto la terza rata, come sapete ha avuto l'ok ok sulla quarta rata del PNRR. Entro il 31 dicembre di quest'anno invieremo gli obiettivi della quinta rata del PNRR e in tutto questo abbiamo rinegoziato il PNRR, inserendo all'interno del PNRR anche il capitolo sul Repower U per concentrare una parte di queste risorse che in molti casi ci aiutava anche a risolvere delle criticità su progetti che sarebbe stato alla fine difficile finanziare con le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo scelto di concentrarlo su quelle che sono le priorità mutate di una nazione che oggi si trova in un contesto completamente diverso da quello che c'era quando il PNRR fu scritto e abbiamo così liberato 21 miliardi di euro che abbiamo deciso di concentrare su alcune grandi priorità. La prima di questa priorità penso che a una regione come la Lombardia faccia piacere sono le imprese di questa nazione. 12 miliardi dei fondi che noi abbiamo liberati vanno a sostenere il sistema produttivo. Ci sono per esempio 6,3 miliardi di euro su transizione 5.0, ma molte altre misure, Presidente Bonomi, ma molte altre misure, perché quando noi abbiamo approvato la manovra giustamente qualcuno ha detto nella manovra c'è cioè attenzione ai redditi, ai salari, ma non c'è la necessaria attenzione alle imprese e non c'era perché noi stavamo facendo parallelamente un lavoro con il PNRR che avrebbe generato, che avrebbe offerto queste risposte, quindi 12 miliardi di euro sulle aziende ci sono Priorità molto importanti che riguardano giovani, famiglie, diritto allo studio, studentati eh, e molte di queste eh, iniziative. Ci sono nuovi fondi sulla sanità, ci sono oltre 5 miliardi sulle infrastrutture, di cui 2 miliardi sulle infrastrutture eh, strategiche legate alla, alla, alla chiaramente alla nostra capacità di produzione energetica. C'è moltissimo lavoro che facciamo nel nostro tentativo, nella nostra scelta strategica di disegnare l'Italia anche come un potenziale hub di approvvigionamento energetico d'Europa e quindi lavoriamo per concentrarci su quelle priorità. Ci sono nuove risorse per eh, le zone come voi sapete eh, che sono state vittime di eventi cata eh, catastrofali, anche ultimamente, penso in particolare all'Emilia Romagna, insomma, abbiamo fatto questo lavoro contemporaneamente al lavoro che facevamo sui fondi di coesione. Mi perdonerete se ho fatto questa lunga premessa, ma io sono particolarmente fiera di questo lavoro, perché è quella parte del lavoro di un governo che è la più difficile, che è quella che ti toglie più tempo e che è quella che nessuno, ovviamente, conosce. No? E quindi vale la pena di dirsi, quando si è lavorato tanto e si sono raggiunti dei risultati, che sono stati raggiunti quei risultati. Sulla base di questo lavoro, noi eh, firmiamo oggi questo. Quinto accordo di coesione, il quinto che noi firmiamo su tutto il territorio nazionale. Oggi pomeriggio sarò in Piemonte per firmare il sesto con il Presidente della Regione Piemonte. Dicevo è insieme a quello sulla Regione Lazio il più significativo sul piano finanziario. Con l'accordo di oggi noi investiamo su questo territorio complessivamente 1 miliardo e 210 milioni di euro. Uh, dei quali 185 erano già stati anticipati nel 2021, ma se a queste risorse aggiungiamo chiaramente le quote di uh, cofinanziamento locale, regionale, nazionale e la capacità anche di attrarre investimenti privati che, uh, del quale insomma, la Regione Lombardia è particolarmente capace, la somma totale supera il miliardo 860 milioni di euro quindi sono quasi 2 miliardi di euro che vengono investiti su questo territorio, che noi abbiamo concentrato su poche priorità. Sono complessivamente 13 progetti, vado, sto, andando, uh, sto andando a memoria, e sono risorse che quindi non disperdiamo in uh, diciamo mille rivoli, ma che cerchiamo di concentrare su grandi iniziative. Queste grandi iniziative, lo ha già detto il Presidente Fontana, rispondono sostanzialmente a tre priorità. Il potenziamento della mobilità, ci sono 228 milioni di euro sui nuovi treni, di cui 68 dedicati ai treni a idrogeno, quindi anche diciamo, sempre con una scelta che guarda alla, al futuro. E c'è un enorme lavoro che abbiamo fatto, un grande lavoro che abbiamo fatto sul tema della riqualificazione urbana che riguarda la riqualificazione della stazione di Milano Cadorna con un investimento di 435 milioni di euro, un progetto da 300 milioni di euro per la riqualificazione di Palazzo Sistema che chiaramente servirà a caratterizzare ancora di più lo skyline di Milano e che ospiterà la sede degli enti regionali. A Busto Arsizio, io sto citando chiaramente i principali, ci sarà la realizzazione di un parco lineare con il recupero del vecchio tracciato eh, ferroviario, è un progetto che vale circa 26 milioni di euro e poi lo diceva il presidente Fontane, di questo io sono particolarmente orgogliosa, c'è un pacchetto molto importante che è destinato al tema delle università, della ricerca, dell'istruzione, che riguarda l'allestimento del nuovo campus dell'Università di Milano, circa 142 milioni di euro di investimento il nuovo campus del uh, Politecnico di Bovisa, 60 milioni di euro di investimento, la rigenerazione urbana del Polo di, di Chimica e Scienza del Farmaco dell'Università di Pavia e, ci sono, milioni, e è, uh, no, scusate, ci sono 60 milioni per realizzare il nuovo campus del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano uh, e questo è un progetto al quale io sono particolarmente del quale sono particolarmente orgogliosa perché il nuovo campus sorgerà a Rogoredo e Rogoredo, noi sappiamo che è spesso stata no, nota le cronache fuori, eh, diciamo da qui, soprattutto per il tema del boschetto della droga. Ecco, noi abbiamo deciso di fare questo eh, investimento molto importante per un progetto di rigenerazione urbana estremamente inno innovativo che può segnare la rinascita. Rogoredo, che così possiamo diciamo, ricordare e conoscere non come boschetto della droga, magari come boschetto della musica, perché questo, par, questo, questo, questo campus è un campus che prevede cultura, musica, aule didattiche, residenze universitarie, laboratori, sale di registrazione per i giovani musicisti. È chiaramente un'occasione no, di riqualificare un quadrante importante che appunto ingiustamente è stato noto soprattutto per i fatti di cronaca. E quindi come vedete c'è un progetto, un progetto che si concentra sul tema della mobilità, che si concentra sul tema delle infrastrutture, che si concentra sul tema della riqualificazione urbana e che mentre fa riqualificazione urbana si occupa anche di diritto allo studio. E io sono molto molto fiera e chiudo del, dell'accordo, della serietà eh, di questo accordo per il quale davvero ancora una volta eh, ringrazio, ringrazio tutti. E continueremo ovviamente insieme a fare questo lavoro e tanto altro lavoro eh, che faremo insieme anche monitorando diciamo, l'attuazione e la velocità d'attuazione di questi progetti che sono estremamente importanti. Quindi grazie davvero al Presidente Fontana, a tutta la Regione Lombardia e grazie a tutti i sindaci eh, e gli esponenti istituzionali che sono qui stamattina. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Invitiamo il Presidente della Regione Lombardia, Tilio Fontana, sul palco per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo italiano e Regione Lombardia. Ringraziamo dunque il presidente Meloni, il presidente Fontana, il ministro Fitto. Chiediamo agli ospiti gentilmente di stare un attimo al loro posto per consentire al presidente Meloni...